ricerca, Pammers contro schema 3. Siamo nella fase iniziale del secondo tempo, il risultato per il vantaggio per 2-1 di schema 3. Adesso manco per Jammers, mantiene il possesso palla, poi si gira benissimo sul Palmieri, ancora un dribbling forse di troppo. Questa volta il pallone finisce in fallo laterale, sì, infatti ho detto un dribbling forse di troppo. Grazie, Russo sul pallone, serve Ruggero, sbaglia lo stop a seguire, poi recupera il possesso palla con un guizzo, poi si accentra, ancora Gianni Ruggero, il tiro, Daria interviene e poi Marino addirittura mette in calcio d'angolo. Sì. Devo parlare nei momenti chiave. Giovanni Ruggero. Palla al centro sul primo palo, ribattuta ancora in calcio d'angolo. Sì, magari abbassate un po' la voce voi lì. Come devo stare sulla linea del centrocampo. Giovanni Ruggero ancora. Cerca di servire Mariano Menichini, viene anticipato, poi recupera la grande Mariano Menichini. Fine, Hammers ancora possesso palla a centrocampo. 1 in mezzo a 2, manco, 3 contro 1. Il passaggio per il compagno di squadra che sbaglia lo stop. Recupera ancora Giovanni Ruggero, che perde ancora una volta il possesso palla. Sembra un'azione da circo. Poi infine commette fallo Mariano Menichini. C'è un fallo, niente di più. Era fallo prima lui là, senti. Io vado in barriera. Ma giocando che qua. Rischio. Manco sul pallone, il tiro a giro, bellissimo col pallone che fa la barba davvero al palo destro. Menichini lascia il diretto avversario sul posto, poi si allunga forse troppo il pallone, ancora manco centralmente, il dribbling buono, Russo ci mette la punta, Marino, se non sbaglio, scusami, pallone che finisce sul fondo, ancora Ruggero, c'è spazio a centrocampo, scende Ruggero, serve Roberto Russo sulla corsa, centralmente il passaggio all'esterno a cercare Lanzara che non aveva capito le intenzioni ottime direi di Roberto Russo. Col pallone che finisce sul fondo un attimo prima sarebbe stato il gol del 3-1. Comunque ancora possesso palla schema 3. Russo in avanti, serve Ruggero, buono, si gira benissimo a centrocampo, ancora Ruggero, serve Giuseppe Lanzara centralmente, il passaggio forse deviato, poi ancora Ruggero, un rimpallo lo sfavorisce ma mantiene il possesso palla, infine finisce in fallo laterale il pallone schema 3, ancora in avanti Menichini, Ruggero si porta il pallone sul fondo, mantiene vivo il possesso, infine guadagna un calcio d'angolo. Menichini, Russo, Menichini mette al centro Lanzara, ancora Lanzara, palo e il pallone che finisce sul fondo, si era girato Lanzara disperato. Daria al centro, manco, interviene di petto ma non riesce a mantenere il possesso, Ruggero, il tiro, ancora Daria vola con la mano di richiamo e il pallone finisce in calcio d'angolo, ancora richiamo della mano. La prossima volta portiamo palette 600. Ruggero al centro, Daria in un solo tempo, seguiamo quest'ultima azione a favore questa volta dei Gammers, pallone forse troppo lungo, forse ci arriva, forse no, finisce sul fondo, chiudiamo qui il collegamento.